Nella giornata del 15 marzo, i militari del Comando Compagnia Carabinieri di Capua hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di 7 indagati, di cui 3 italiani, 2 serbi e 2 romeni, ritenuti responsabili a vario titolo del reato di associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei furti aggravati. L'attività investigativa, condotta nel corso del mese di gennaio dai militari del nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Capua, con il coordinamento della terza sezione indagini della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, ha messo in luce l'esistenza di un'organizzazione criminale, i cui componenti, nottetempo, si introducevano in vari cimiteri e in un'azienda agricola ubicati in diversi comuni della provincia di Caserta, asportando elettrodomestici, apparecchi elettronici, cavi elettrici in rame, vasi cimiteriali in ottone e bronzo, rubinetteria in ferro eccetera. Le indagini, condotte grazie ad attività di intercettazione telefonica e servizi di osservazione, oltre a permettere di individuare solidi elementi di responsabilità nei confronti degli indagati, hanno anche consentito di definire la struttura organizzativa dell'associazione per delinquere e il diverso ruolo oltre che spessore criminale di ciascun membro del sodalizio criminale. Gli indagati aventi ruolo apicale svolgevano l'attività di individuare gli obiettivi, pianificare le azioni nei minimi dettagli, oltre che entrare in contatto con i ricettatori,